Ciao, sono Alice, posso sedervi o sto aspettando qualcuno? Ciao, sono Ibrahim, ti puoi sedere? Ciao, come mai sei qui? Sto facendo colazione. E dov'è la tua colazione? E perché questo ragazzo nero ti sta portando la colazione? Lui è il mio schiavo. Allora, visto che è il tuo schiavo, perché non mi fai legare i lacci? Ragazze, ma sapete dove sono le altre? Sì, ma che fine hanno fatto? Ah, ecco, le stanno arrivando. Ciao, ciao raga, come state? Ma dove eravate? Eravamo al bar, abbiamo perso tempo con quello. Ma quello chi? Quel nero. Ti sfigati, non li sopporto proprio. E per di più puzzano pure. Vengono qua e ci rubano il lavoro. Parlare la vicepreside e la preside. Dicevano che verrà un ragazzo di colore in classe nostra. No, che brutto! Chissà come sarà. Io di sicuro non lo faccio sedere vicino a me. Ehi, Ibrahim, come va? Comunque scusami per l'altra volta. Ma perché ti sei comportata così? Mi comporto da snob per farmi piacere alle mie amiche. Comunque dobbiamo trovare una soluzione. E quale? Che ne dici? Ogni volta che faccio due scocchi con le dita tu farai finta di fare il mio schiavo. Ok. Buongiorno. Allora, ragazzi, da oggi lui sarà un nuovo compagno di classe, si chiama Ibrahim, d'accordo? Vai, Ibrahim. Perché lo fai sedere vicino a te? Perché lui è un mio amico. Ma non è il tuo schiavo? Sì, così mi può servire meglio. Ma cosa ti viene? Lasciatele stare! Ma cosa vuoi? Non ti preoccupare, ci sappiamo difendere da su. Veramente siete fratelli? Sì, perché? No, perché da queste parti non si fanno così tanti figli. Infatti io sono figlia unica ed è per questo che cerco di inserirmi nel gruppo delle snob, che alla fine non sono poi così tanto simpatiche. Alice, ma cosa ci fai qui? Non avevi detto che eri impegnata? Forse lo è. Ma veramente io... Allora che fai? Sei ancora in tempo? Ti unisci a noi? Solo con lo schiavo. Meglio sola, lo schiavo va a riposarsi. Leggo l'apparato cardiocircolatorio e poi dopo facciamo una breve spiegazione. Gli organi. L'apparato cardiocircolatorio è costituito da un complesso sistema di vasi sanguigni, arterie, vene e capillari, entro i quali scorre il sangue, e da un organo propulsore, il cuore, che funge da motore. Le arterie
portano il sangue carico di ossigeno dal cuore alla periferia del corpo, mentre le vene portano il sangue carico di anidride carbonica e prodotti di scarto dalla periferia al cuore. I capillari, infine, sono ramificazioni di vene e di arterie che raggiungono tutti i tessuti. Questo apparato... Hai visto la ricetta? Questo scavo sembra il suo fidanzato. ...da e verso tutti gli organi. Ciò rende possibile l'arrivo in tutto l'organismo delle sostanze di nutrimento e dell'ossigeno, che è un elemento fondamentale per l'esistenza delle cellule. Esse verranno così nutrite e potranno garantire la sopravvivenza dell'individuo. Raga, ma la sentite pure voi questa puzza? Sì, è vero, nauseabonda, insopportabile. E vabbè, quella non ce l'ha l'acqua a casa, non si lava. Dai raga, andiamo, altrimenti facciamo tardi. Nero, vieni qua, legami i lacci. Nero, raccoglimi la matita. Nero, buttami una carta. Ma che è successo? Ad oggi non gli ho ancora ordinato nulla, ma non è il tuo schiavo. Alla stracciatella per lei e una nocciola per me, grazie. Come fai a sapere che mi piace la stracciatella? Ti ho osservato a lungo, per questo conosco tutti i tuoi pregi e difetti e so che sei una ragazza buona. Grazie. Ti va di fare due passi così lo mangiamo insieme? Va bene. Non so se potrei mai perdonarmi, ma ho capito che è meglio avere un solo amico ma sincero, il fratello che non ho mai avuto.